città del secolo, che viene chiamata quella del treno Glasgow-Londra, è una inezia. La rapina del secolo è questa, la rapina dell'eolico e di tutte le energie alternative sta avvenendo in Sardegna, oggi di fronte a noi, quindi. La signorina Hofner, che ha fatto il parco eolico di Bonorva, che lei ovviamente non è di Bonorva, è arrivata a Bonorva con 10.000 euro di capitale interamente versato, roba che non lo fumiamo noi dei 10.000 euro. O abbiamo letto tutti sul giornale che le forze politiche, l'onorevole Cappellacci è contrario a Subarco, ma non è competenza dell'onorevole Cappellacci. Non è competenza né del sindaco, non è competenza del presidente della regione. Ci hanno messo sotto i piedi e chi decide è il ministero italiano al di sopra dei nostri voleri, al di sopra delle nostre decisioni. Questa è un'infamia, ma noi come teschiavo ci teniamo. Lì c'è il nostro oro, lì c'è il nostro vento. Assumeteci per 1.000 euro che vi carichiamo il nostro oro nelle nostre navi. Non è accettabile. E oggi vi ringrazio tutti perché questo è l'inizio di una battaglia. Questa è una battaglia di dignità, è una battaglia di sovranità, è una battaglia per tutto il popolo sardo. Perché se non l'hanno capita ancora, noi siamo ancora un popolo e siamo ancora una nazione. Grazie. Bravo. Bravo. Bravo.